Quando sei arrivata in Italia? Sono arrivata quasi 20 anni fa, 96 mi sembra. E perché hai deciso poi di rimanere in Italia? Perché ho conosciuto mio marito, mi sono sposata e sono rimasta qui. Sei venuta per studio o per lavoro? Sì, per studio, sì. Che cosa studiavi? Studiavo all'Università di Firenze, ho preso questo corso per studenti stranieri, ho preso l'Università di Firenze. E quando sei arrivata in Italia, l'Italia era come te l'aspettavi? Sì, era tutta nuova per me, quindi ero molto entusiasta. Sì, mi piaceva tantissimo perché è molto diverso dal Giappone. C'erano altri giapponesi? Sì, ho fatto amicizie con i giapponesi che anche loro studiavano qui. In Italia. Okay. E negli ultimi anni hai trovato che sia cambiata l'Italia? Sì, sì, cioè nel corso di questi 20 anni vedo tanti cambiamenti nei tanti aspetti. In bene o in male? Ma penso per tutti e due. Qui in Italia il cibo è dappertutto, in televisione, c'è per strada, ed è uno degli argomenti di conversazione preferiti dagli italiani. Che cosa ne pensi del rapporto che hanno gli italiani con il cibo? Ma questa cosa che noi giapponesi abbiamo, in Giappone parliamo molto della cucina, siamo molto curiosi delle cucine dell'estero, quindi trovo molto affinità a questa cosa. Sì, anche noi abbiamo questo interesse verso il cibo. E il cibo che si mangia in Giappone, il cibo italiano che si mangia in Giappone, è autentico cibo italiano? E qui in Italia si mangia il vero cibo giapponese o ci sono delle differenze? Ma purtroppo qui in Italia se devo mangiare la cucina giapponese faccio fatica a trovare un ristorante vero giapponese. Non lo so, probabilmente io abito a Firenze e può darsi a Milano, a Roma, troverò anche ristoranti buoni, però devo dire che non è facile trovare il vero giapponese. E in Giappone si trovano veri ristoranti italiani? Non dico la stessa cosa, però ci sono i ristoranti buoni. Italiani che magari loro cucinano a modo un po' modificato per far incontrare il gusto dei giapponesi, però sono abbastanza buoni, penso. Cosa ne pensi della cucina vegetariana? No, è importante, è una cosa anche per la salute, molto importante, cioè mangiare tante verdure. E poi in Giappone comunque gli alimenti principali sono anche verdure, quindi per noi è normale mangiare tante verdure. E a casa come mangi, italiano o giapponese? Ma devo dire metà metà, sì, quindi cucino anche italiano e mangio anche giapponese. Mio marito piace la cucina giapponese. E cucini tu? Sì, sì. Qual è il tuo piatto preferito? Italiano, cucina italiana? Sì, mi piace tanto riso, quindi faccio diversi piatti usando il riso. Poi mi piace tantissimo anche la pasta, spaghetti. Ecco, anche noi giapponesi mangiamo tanti tipi di pasta, quindi mi piacciono. Una cosa invece che non sopporti proprio, che non mangi proprio? Non sono abituata a mangiare formaggi, forse. Certi formaggi italiani per me sono troppo forti, quindi non mangio volentieri. In Giappone ci sono i formaggi? Formaggi no, noi mangiamo più che altro formaggio di soia, tofu. Abbiamo questa cosa a posto di formaggio italiano. Quando eri piccola, qual era il tuo piatto preferito? Sì, mi piacevano spaghetti quando ero piccola. E poi mi piaceva anche, non lo so, anche il pesce. A casa mia si mangiava tantissimo pesce, quindi piatti di pesce, frutti di mare, queste cose mi piacevano. E chi cucinava quando eri piccola?
Quando ero piccola, non proprio, però mi piaceva stare con la mamma in cucina. Poi, soprattutto, io sono ghiotta dei dolci, quindi tentavo sempre a fare qualcosa per mangiare dolci. Ok, vabbè, Sì, grazie. prego.